Siamo noi almeno un po', ma ancora un altro po'. Un po', cosa fai? Oh, Stelio, tutte le case. Yeah. Ah, bravo. Sì, stavi chiudendo. Sei proprio un coglionazzo. Guerrilla Collective, perché c'hai il simbolo che sembra quasi GameCube? Oh. YouTube e Twitch. Oh. Allora, Clock Tower Rewind, la tensione si taglia a fette nel nuovo video gameplay. D'accordo. Ah, vabbè. Ciao, allora, ma quello è vero? Quello è... No, vabbè. Ho detto... Ma è una merda. Non ho fatto niente, non l'hanno fatto. No, video gameplay. Vabbè. Io che streaming non penso ci avrò mai. Ma non è potenziale. Ma Yuka non è piaciuta a nessuno. L'hanno tutti spregiato. Vabbè. Quante strade nel multiverso la teoria con la skin che costa come 2000 PS5. Molto bene. C'è gente che lo compra. È come le carte collezionabili. Sono pezzi di cartone, però è, l,
è la gente che gli dà un valore, cioè anche la stessa moneta sì. è un pezzo di carta o di metallo. O noi che ne diamo questo, ragazzi, perché la gente non si è inculato? Tutto vi odio. Hanno ammazzato. Cambia nome e diventa The Vilg, The Vilgard. Date ora del gameplay reveal. Ah, quindi hanno già cambiato il nome del gioco? No, vabbè, quello è normale. Di solito sono, come si dice, sono nomi in codice, quelli di prima. E la vita non so se va bene, però quando ci sarà? Alle 17 dell'11. FIFA. Ok. Se Creed Mirage su iOS. Davide, ti lancio per il titolo di Guerra Commando Viper. Ma diretto il caso di Obola Kit. Square Enix. Devo dire, Rocksteady sta sviluppando la riedizione. Ok. Ancora giugno, poi qual è il mio gioco Remedy? Ah! Cioè, Warner Bros. Fai schifo. Perché Hogwarts Legacy è andata bene. E Rocksteady l'ha messa a fare. L'ha messa a fare le ossa di serie B. Vabbè. Ragnarok. Monster Hunter, la magnificenza del drago antico Kirin. Cosplay. Armatura, spero. Okay, parte sopra, bella, si però. Si vedere anche tutto il resto del cosplay. Però, sì, molto bello. The Things sta per tornare. Ha giocato Simone a The Things? Non lo so, la cosa che poi è sparito nel nulla. Sì, ma il dato è sempre così, sparisce di più per due anni, poi c'è uno ti fa, oh guarda che ci stiamo ancora lavorando, e tutti, oh! Effettivamente comincia a diventare un po' problematica questa cosa, no? Sono il Funko Pop, non c'è Pop di meglio. Anche se il genio però merita sempre qualsiasi cosa. Quanto costa Concord? Quanto... Io nessuno lo comprerà a meno, che, a meno che ovviamente i content creator non lo spammeranno. Oh no, troppo focus combattimenti. No, è che nei trailer ti fanno di altro. Qual è più bello dell'iconica serie Siga? Saprei, non è che ne ho giocati tanti. Okay. Cosa vuol dire porting fan made? Vabbè. Beh. Quindi giochi in singolo per PS4 e PS5. Vabbè. Metti Red Dead Redemption. Però hanno annunciato la Summer Game Fest per un leak. Beh, ci sta, comunque i tempi sono maturi già. A me piacerebbero più remake, devo essere sincero, più che un 4. Ma però devi ammettere che comunque il cioè per fare un coso il tempo c'è, perché sì, sì, però 3, allora, Wonderland. Preferirei che ri secondo me secondo me se dovessero fare il gioco per il gioco della forgio totale dovrebbero ricominciare con The Borderlands, sì. Cioè lo riparti da zero, perché così ti riaggancia anche al film e così praticamente fa ricominciate da zero, perché c'è un problema grosso enorme di Borderlands che purtroppo la strada che hanno preso nel 3 non è piaciuta a tanti. Mm-hmm. E il problema è che da lì non torni indietro. Eh sì, anche perché hai ammazzato tipo mezzo mondo. Boh, ora si vede cosa vogliono fare. L'abbiamo giocato a Travel, devo essere sincero. Cioè, io ho provato un po' a giocarlo, ho fatto tipo qualche, come si dice, intro dei vari personaggi. Un po' guardato. Oh, yeah. Va bene. Showcase, vabbè, anche questo lo scopriremo. Shenmue 4 direi, ma come fanno, pretendono, non avete fatto Shenmue 3, l'avete comprato in due, dai, ma perché lo pretendete, che poi è uscito Shenmue 3, ragazzi, era al limite dell'imbarazzante. Non sarà un gioco a prezzo budget,
Per forza, la gente l'hanno chiesto così tanto che lasciano spillare più soldi possibile. Dragon Age Remake? O spin-off? Invece no, è il, quello che si è letto quanto prima. Vorrei remake. Remake dei Innamorati di Gemma, è subito detto in simi su Steam. Bella madonna. Beh, una chincona alla fine. Una che? Ah. Che è il Pokémon numero uno, il primo ad aprire nel Pokédex nazionale. Charmander. Oddio, non so se... Perché parte prima Charmander o partiva prima Squirtle? Cioè, non, no, so... Squirtle mi pare il terzo. Ah no, è Bulbasaur. Ah ok, parte prima Bulbasaur. Okay. Io perché mi ricordavo che c'era scritto... Guarda, non lo so. Ah, effettivamente ha senso. Bulbasaur, Charmander, Squirtle. Mica sono in ordine alfabetico. Numero uno di nome di fatto, puttanelle. Io Charizard. L'hanno fatto in 8000 salti che siete solo dei pivelli. Ma... Faccio l'insalata con il Bulbasaur, vai. Era Bulbasaur, Ivisaur... E Venusaur. Non mi veniva Venusaur. Ragazzi, la Venusaur c'è praticamente un... Fanno sulla scherza. È molto... A parte che personalmente so che non c'è, cioè so che con i Pokémon non c'è niente, però da bambino il esempio più bello di tutto come terza evoluzione dello starter c'è la Squirtle, cioè una tartaruga bibite che c'ha due cannoni che gli sputtano dal guscio. Sì. Non lo batti mai. Sì, cioè, quello è un bambino, è letteralmente un bambino. Cazzo, perché la storia è un carro armato. La No, ma più che altro lì, ecco, lì perché secondo me, infatti, quelli di prima generazione hanno attecchito molto di più e tutti le rivolgono la ruota. Perché lì si vedeva ancora il discorso della fanciullezza, del fatto del cos'è che potrebbe piacere a un bambino. Ma è colpa loro, se evitavi di farne uno ogni due anni, vedrai, non ti bruciavi tutte le idee, no? Non lo vedi il cosplay? Nella manga Lulu, anche questa non l'ha fatta mai nessuno. Vabbè, allora, io vi voglio bene, però... Bello, sì, però... Manca il resto. Sì, vabbè, l'abbiamo visti, tipo... come io, addirittura Luke... Nuovi add-on svelati. Un indizio che sembra una conferma, anche senza add-on. Screenshot, immediatamente una serie di add-ons per Starfield. Gli add-on non sono di solito mod, roba del genere. Oh, vabbè, se fanno qualche aggiornamento che va a implementare altra roba su Starfield, a me schifo non fa. Questo mi sa che è già di ieri. Ma è strano perché dovrebbero incominciare. Levo roba, sì, levo cose a casa. Che poi in realtà va anche bene perché tra poco dovrebbero anche iniziare i cosi. Chiamano le novità. Dovrebbe partire tra un po' il Summer Game Pass. Io non preoccupato, bisogna aspettare un anno. Io volevo quest'estate Monster Hunter, perché è proprio il tipico gioco da giocare durante l'estate. Ma cattiscia a me anche qualche altra notizia per quanto concerne i remake del Resident Evil o Dragon's Dogma. Che mi ricordo Dragon's Dogma è rimasto lì. Capcom ha detto che è diventato un gioco di punta, ma allora, quindi se si va su non sento più notizie. E io, sapete, siccome conosco l'industria, mi preoccupo un po' queste cose e a me mi dispiace tantissimo per Rocksteady. Ben fatto. La Madonna. Non ti puoi ritornare grande, secondo me.
Lo uccidi, cosa appare? Ora più grosso. Non faceva nulla. Un lentone. Bello anche sopra, visto? Dove penso... Che faticaccio. Ah, sono Magnificenza Bowser. Hai avuto tua paura. Ma guarda qua, il suo vaso da te è qui, l'ho cercato ovunque. Ma dove si era cacciato? Comunque la Long è una città strepitosa dello stadio, Ring, sono Long magici. Tre senza limiti di età dove si mangia, si beve e si balla. Poi c'è un maiale che vende i panini più buoni dell'universo. E lei ha bevuto e mangiato la società? La sua falsità? Non sono visto voluta per mangiare e bere, già tanto sei despiro. Ora si torna al lavoro, raccoglieremo informazioni sulla Gemma Stella. Una piccola Gemma Ok. E che dire? Cioè... Insomma, per fare molto era un pazzo Mario e ingannava tutti noi. Grazie per l'aiuto, Mario. E scusi ancora. Senti, ma sei arrabbiato con noi? No. Oh, non ti smentisci mai, avventuriero gentiluomo. L'eroe che ha ridato al nostro buio villaggio un barlume di speranza. Grazie tesoro, ora torniamo a Fannullopoli. Torna a trovarci, ti aspettiamo. Uidi, 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 uidi. Mi mira, padre principessa Peach, apriamolo! Oh. Caro Mario, ho scoperto la vera natura del tesoro leggendario. Si tratta dell'anima di una strega. I rapitori progettano di conquistare il mondo con la sua forza. La divisione della Gemma Stella sia per aprire il portale minerario, occuparsi dell'anima della stella, che per segnalare di nuovo. Quindi non devi dare assolutamente gemme a quei fuffanti. Mario è la strega che era il loro piano. Catch! L'anima della strega, la situazione si fa sempre più seria. Andiamo a vedere se c'è ovviamente cose della bacheca. Che ci saranno sicuro.
Aspetta, prima però. No, però prima non devi trovare. Allora, prima devo mettere la gemma. Di là. Aspetta, guarda di là. Mi pensi va così, sì, pronto. Ma che tanto va bene, cosa di là. Che culo, lo sapevi te, vero? E la gemma numero 4. E? Dobbiamo andare ora. Ti ha fatto vedere il mare ovunque, suppongo, sul mare. Non è che lo sapevo già. Ce l'ho fatto vedere. Cioè, Bowser è andato a finire in mare. Vellante è andato a finire in mare. Tutto, facevano vedere tutto mare. Chissà quale sarebbe stata la prossima. No? Aspetta, andiamo dal professore. Dobbiamo finire di media perché penso a te. Dal professore. La cosa positiva è che almeno adesso ti riporta direttamente su. Cosa? Nel principe della Peach c'è scritto questo! Tesoro leggendario, anima di strega! I manicoldi vogliono usare gemme stella per aprire portali millenari e suscitare strega. Ma questo è esattamente spiegone, inutile da dire così. Esattamente quanto ho scoperto. E cosa ho scoperto questo? Discorso un po' comunque, ma ascolta. Siete pronti, aprite bene le orecchie. Anche voi davanti allo schermo, anche voi che state seguendo avanti. Perché davanti allo schermo? Cazzo tuo. Dai, troppo portato, in particolare c'è una notte. Su, quanto cazzo tu? La spaventosa catastrofe che ha distrutto la città, che ora è sottoterra, pare sia opera di strega. E anche le sette gemme stella derivano da sua magia. La strega, servendosi della potente energia di gemme, poteva governare il mondo. Secondo leggenda, strega fu sconfitta da quattro eroi. Tuttavia, i quattro prodi annientarono il suo corpo, non il suo spirito. Grazie a energia stella sottratta alla strega, gli eroi sigillarono lo spirito di malvagia megera all'interno di Reggia di Tenebre. Reggia si trova al di là del portale millenario. Le mie stella sono quindi oggetti al di là del bene e del male. Possedendo le sette gemme si può imprigionare strega. Ma che fa da risuscitare? È un'energia che può essere buona o cattiva. Dipende da uso che se ne fa. Perciò se io mi faccio le sette gemme stella potrebbe rivelarci pericoloso, giusto? Buonasera Simone. Buonasera Simone. Allora sarebbe meglio nascondere e addirittura gettarle via? E quello che hanno fatto? Anch'io ho pensato, ma poi ho avuto illuminazione. È probabile che l'energia del portale che rinchiude la strega sia attenuata. Mi spiego, il potere gemme stella ha sigillato strega per mille anni. Ma si può ipotizzare che in mille anni l'energia abbia perso vigore.
quest'anno esattamente millesimo anno. Guarda un po'. Date parole. Anche se quei manifoldi fallissero, la risurrezione della strega avrebbe stesso. Le cose stanno così, per sigillare la strega bisogna andare subito a trovare la gemma stella, perché per ora che cazzo avete fatto? Qual è la posizione della prossima gemma? Mappa dice che si trova su Isola Tropico. Isola Tropico? Già, non ne sappia molto, ma ci sono molte dicerie poco piacevoli su quell'isola. E se inclini testa di 90 gradi e strizzi occhio sinistro, vedrai a forma di Monteschio. Sembra un'oca. Attento che sei Monteschio. Fantasmi vendicativi, ancorosi di soldi, maledizione. Per sapere di più, chiedete alla gente del poco di Fagolopoli. Tommaso inutile. Perché abbiamo lui poi? Perché l'ho usato per saltare il tema. Cosa matto di botte? Ma cercherà a parlare ora? Mario, anzi, Greg Gonzalez, mi sono resa conto di non averla ancora ringraziato per aver soddisfatto le mie richieste. Ho deciso di scriverle una mail. Non avrei mai immaginato che lei, campione, sarebbe potuto occupare dello smaltimento della piancheria sporca. Toa non sa fare altro che lottare e ha ripreso gli allenamenti. Perché non torna anche lei allo stadio? Un campione come lei attirerebbe un pubblico immenso in attesa di sue nuove leli. Ti aspetta. Buongiorno la Fiorella. Grazie Mario. Non dimenticherò mai il gusto di quel. Spero di resto da queste parti. A proposito. Sapevi che i fiori secchi non sono dei morti, sono solo dei fiori per i quali il tempo passa più lentamente, così si può godere più a lungo la beltà e del loro profumo. Vorrei vederti, questo desiderio. Guarda, ehi, Porella, ma no, io. Ci sono tessera fantomatica. Ecco, qualcuno mi cercasse una tessera fantomatica. I dettagli saranno comunicati di persona. Sono sul tetto della casa della scienza opinione a Fagolopoli. Ok. Ah sì, che vuoi che sia? Sono Mario alla fine. Non potrebbe mai andare storto. Sono posto, Mario. Mi controllo anche lui. Vediamo un po'. Tutto sull'effetto molle? Io questo terzo l'avevo fatto comodo in passato. Cos'è effetto molle per abbattere la difesa del nemico? Anche se non dovesse azzeccare il suo comando d'azione, ammollire anche i due più duri. Effetto sonno ed effetto mini causano i rispettivi effetti anche se fallisce il comando d'azione. Ah, non preoccuparti, la tua difesa e la tua potenza non scenderanno sotto zero, non è il suo diavolo? Ombretta. Il pugno di ombretta può colpire sia i nemici in aria o sul soffitto che quelli a terra. Ah! Quell'ombra fascina se te e lei nell'ombra nascondendovi dai nemici. La tecnica è utilissima quando c'è un nemico che sta caricando, un attacco potentissimo. Però che ombretta non può muoversi subito dopo essere in mezzo dalle ombre. A proposito, ce l'abbiamo tre noi per potenziarlo. Infatti vado ad andare dentro visto che è lì e controlla. Quattro ne abbiamo, quindi c'è. Andiamo a potenziare Ombret. Occhio per occhio! Mio fratello è un pidocchio! Ti cago nel cappotto! Devi sapere che è nel cappotto. Potrebbe potenziare? No. Lei guadagna? Allora... Magi fiamme. Ecco, i vostri nemici e poi li infiamma. A 6 punti. Oh cazzo,
Ottimo, oh, proprio i miei amici. Ok, interessante. Può provare qua. Cosa non ti fa vedere? Allora, poi. Allora, vediamo un po' se mi si apre il tubo sotto. Mi fa paura, mi prenderà. Perché? Devi imparare a disentratarti. Andiamo a vedere Simone, ti prendo. Sono duro, piccolo. Forte, falli. La martellata lei per colpo sotto. Ciao, ricovare. Cielo alto, cielo blu. Senti che bebe. Ho scoperto che era un pupo. A proposito, come borsa come siamo messi? Non c'è nulla di particolare. Lui le cambia le opere. Appunto. Sbagliato! Sbagliato! Se lo prendi a martellate anch'io mi incazzerei. Ma sto là, c'è l'embrano più blu. Il vestito di Mario diventa. Io dovrei comprare una cosa del genere. Dico 400. 34 400 monete. No. Però devi promettere una cosa. Se c'è lo stesso emblema per quello di Luigi, però sì. Perché io sono team Luigi tutta la vita. Vabbè, io sono team Mario. Che ho potuto fare? Ok. Allora. Perché sei passi di va? Ah, ho fatto questo. Sì, lo so che devo passare dal. Già, tra l'altro guardiamo se anche lì sono venute tessere nuove. Eh sì. Che c'hanno brutto? Non lo so. Lui è bricolo, il membro della compagnia di Luigi, è un perfetto meccanico. Anche secondo la rivista meccanizziamoci, la chiave di cui è dotata Quadrazza è fantastica. Devo votare per cosa sarà successo. Il mio nome Bricolo non ho potuto fare a meno di pestargli una macchina. Piangeva, ma poi l'ha distrutta in un secondo. Fino a quando non mi darà le mie 5.000 monete che ho speso per ripararla, non me ne andrò. E gli ho trovato un pezzo di bussola delle stagioni. Ok, ma dove è stato? Visto che sei partito a metà freddo. Atto, questo è solo il caso. Ora la storia te la racconta questa. La storia è lunga, ci vuole tempo. Dunque, sbarcate sull'isola pista. Ci siamo presi un colpo. C'era un rumore assordante. Abbiamo scoperto che ogni giorno fanno gare automobilistiche. Chi arriva primo diventa re dell'isola. Siamo andati a dare un'occhiata e siamo arrivati nel mezzo della premiazione. E indovina cosa vedo? Il premio di salvata al vincitore era un frammento della bussola delle stagioni. E così ho deciso di iscrivermi alla gara. Avevo già guidato un kart ed ero molto sicuro di me, ma la gara era pazzesca. C'erano delle macchine potentissime, altro che kart. E l'equipaggiamento era straordinario. Mi era venuto un po' paura e avevo voglia di scappar via, ma ho tirato fuori tutto il mio coraggio residuo e mi sono iscritto. Il giorno fatidico ero sulla linea di partenza con l'auto Verdina Verde 1, caricato al massimo e premuto l'acceleratore nello stesso istante del via. Ma era in retromarcia e la Verdina si è scaraventata all'indietro, è andata a sbattere contro il muro. Però è stata fortuna perché le altre auto che gareggiavano hanno fatto ultimamente un tamponamento a catena. E io che ero dietro a tutti mi sono salvato e ho vinto. Ho ricevuto il premio, il famoso frammento, l'ho messo nell'altare e indicato Musicopoli nel lontano est. Poi ho sentito ancora quella voce, la voce di Crema che sussurrava. Oh Crema, che coso meraviglioso, sono dato voce. Non ti meriti, salverò, aspettami tesoro, Crema adorata. Ma non è che Crema, sì, è la strega. Mi sono imbarcato.
da che andiamo qui a Fannullopoli. E questa è stata la mia avventura. Volete raccontare qualcos'altro? No, adesso. Ah, che in realtà la voce che sta sentendo è la strega. Allora. Ma uguale. Spavino. Lancia capo, cos'è? Mezzo danno. Wow. Facciamo ancora meno danno. Io mi domando che... Cioè, c'è da qualche parte si è messa a fare soldi. Oh. Ah, quella che è. E l'amo ha detto l'annuncio mio. È una fortuna che sia stato voler accettare l'incarico. Spiego subito di cosa si tratta. Sono riuscito a scoprire il luogo dove è nascosta la tessera fantomatica, ma non riesco proprio a trovarla. Sono sicura che si trova nella residenza di Krimilde. Quando ho saputo che tu avevi sconfitto Krimilde, sono andato a cercarla. Non c'è da nessuna parte. Sembra che per trovarla serva la dea del vento. Cosa? Mi cercheresti la tessera? Mi fido totalmente di te. Ah, ok, bisogna usare quell'altra. Allora, intanto andiamo da Krimilde, che è il primo. Mi piacerebbe leccare capezzoli. Guarda Mirko, mi stanno venendo strane cose in faccia. Vedete, sta cominciando a malarsi. Questi sono i primi sintomi della varicellus lumus. Oh no! Penso di avergli distrutto un timpano a Simone, però va bene. Penso di avergli distrutto un timpano a Simone, però. Più che. Ah no, infatti sto cazzo, devo andare di là. Sì. Perché c'è arrivati, andrà a fare cosa per le chiavi e poi c'è questo di là. Se no si fa come l'altra volta, ci si rifà tutto il giro. Via, bi. Sembra un po' sfruttamento, però. Ma lo vuole lui. Ui. Perché lo sfruttiamo? Da che lo obblighiamo, è lui che vuole il controllo. Era triste uno? Ah, la bomba, sì. In realtà dovresti portarti dietro quell'altra. Che era del vento. No, se tu gli occhi ce la fai, arriva di là. Se salti forse sì, potrei sbagliarmi. Non dovete volere male, mio fratello purtroppo ha un po' la mente spriccologica e... Quindi... Mena le via. Ah, prendo solo. Dato che dobbiamo provare anche quella nuova. Sì, super rallentato, esatto. È troppo.
Dato che qui ce n'è uno che si tira su. Ovviamente quella è rotta, cioè arrivi con gli occhi. Guarda che se ci arrivi un pezzo ti fa andare di là. Fatto. Questo ti giuro non me lo ricordavo se c'era... Attenzione a questi che non sappiamo se si muovono. Yeah! Cosa ricordavi? Vamo usarla qui. Niente più. Cosa di rumore? Non veniva il lato. Avrei un turno. Ricordo che non ci so più, era quello... Sì, ma non è uguale, guarda. Trovare l'attacco.
E tu ma però! Grazie, sergente Pisellino! Buonasera, grazie per il follow! Non seguite il summer? Domani di rimando. Anche perché non avremo tempo per seguirla a modo, perché abbiamo 2 ore e basta. Se fosse stato venerdì probabilmente sì. Però sì, nel senso lo seguiremo. No, non seguiremo quello sicuro. Commentiamo poi diciamo indifferita le cose. Sarò giù quello, no? Questo fosse il nostro solo e unico lavoro, sì, ma non è il nostro solo, l'unico e solo lavoro che abbiamo. Perché chiesi tempo al tempo e lui rispose, non ne ho più. Qui? Dove cazzo? Dai, non ti perdo solo un sacco di tempo. Troppo vale. Cambia, usa quell'altro, le mani tutte via, no? Dai, proviamo anche un'ombretta, quella che attacca tutti col fuoco. No, prendi anche quell'altro. E allora faccio male. Come lo stavo tenendo? Tanto l'avrebbe comute. Non hai preso l'ultimo, però dai. Ci sta. Ne ho lasciato uno. Ah sì, ora me lo ricordo, che quello che ci sembrava Cult of Illusion. No, scusami, Mickey Mania.
Mi ha lasciato in pace, un piacere. Se vedete che fa così è perché stiamo semplicemente cercando. No, è perché purtroppo, sai, ti dessero punti di esperienza, non dicevo, vabbè, almeno le fai per ti danno tremore. No, ti danno un punto di esperienza, più o meno, te lo metti su per le trombe del culo e tiri fortissimo. Non era un bug fantomatico, diamogliela. Poi era letteralmente in cima. Purtroppo non esiste qualcosa che ti faccia ritornare istantaneamente indietro. Io c'è da rifarci tutto il castello. Perché possiamo buttarti di solito a tomare un sento una sega? No. Se dici troppo forse così per Mario. Lo sarebbe stato molto curioso se a Nintendo gli si fosse mai venuto in mente di fare qualcosa simile a Minecraft. Cosa avrebbe tirato fuori? Il Minecraft è detto che ti dà possibilità di creare quello che vuoi con i mattoncini. Beh, non è proprio suo, c'ha cose però. Cosa si chiama? Dragon Ball. Ma non è suo, è di Capcom. No, nemmeno di Capcom, di Square Enix. Ma diciamo che volendo, no, chissà che, perché poi anche quello Square Enix l'hanno smesso di farlo. In realtà Dragon Builder, Dragon Quest Builder, ne hanno fatti due. Ma se considerando che Square Enix ora c'ha, diciamo, un po' di altri cazzi da fa, esatto. Ma in realtà non gli era andata così, ma magari se lo fanno con qualche altro software house. Vabbè ragazzi, Dragon Quest Builder era di Square, era la publisher Square Enix, ma non l'ha fatto Square Enix. Paradossalmente, secondo me è anche molto molto carino. Il primo ci lasciò facevolmente sorpresi. Secondo me fu fantastico l'isola vera che puoi costruire quello che cazzo vuoi. L'idea, ripeto, l'idea è quella di creare nelle stanze, metterci determinate cose che poi si evolvono e diventano una stanza unica. Penso è la cosa più figa di Dragon Quest Builder. Non mi ricordo, era andato a finire una volta anche sul pass, vero? Ah, gli due morti sono più contenti. Vabbè, loro sono dei Goomba semplici, vedono Mario e l'attaccano. E non è colpa loro se ti pianti, eh. Ma
No, aspetta, non si comprò. Non, però non si giocò sul Game Pass. Mi pare si è comprato. Di cui il primo mi pare su PlayStation 4 addirittura. O tutte e due. Non mi ricordo. Dove si è giocato, non mi chiedi troppo. Prima o poi scopriremo il mistero di quello scrigno là. Quel teschio. Quel teschio servirà sicuramente a poco. È troppo lì vistoso. Cosa che faccio? L'hai trovata? Io proprio la testa che stavo cercando. E la moletta, senti, non ti arrabbiare però. Da testa della nascosta era solo uno scherzetto, volevo una conferma. Dai, chissà, cercare così bene potrebbe essere un ottimo ladro. Ho un'idea, vorrei aggiungermi la tua squadra. Davvero? Se vieni con te, chissà quante tessere potrei trovare. Ma passiamo alla ricompensa. Per il grosso tempo ti lascerò la tessera che mi hai portato. Colpo di scena? Lo squadra ti faccio il torellino, prego. Questo non me l'aspettavo. Fichissimo! Squid infinita è la tua squadra. E il suo potere è? Squid. L'abilità di Squid. No, nome, potere. Premendo X fluterà tutto. La fluterà gli oggetti nascosti nei vitaliante. Ritrovati si volterà nella loro direzione in country. X lui dice che qui dentro c'è qualcosa. C'è un oggetto interessante, le pizzicherà il naso. Solo adesso cambierà in base alla distanza dell'oggetto putato. Ah! Quindi non c'è bisogno di farlo costantemente, basta che guardi lei per se c'è... Ah, vedi, non ci hanno messo la testa, l'hanno messo direttamente? Il suo ceppone. Quando getta il nemico una tecnica a colpo di velluto. Ok. Questo è stato un bel colpo di scena. Sentila. Sentila, se cioè, mentre si gira le mie pizze che è nato vuol dire che c'è vicino qualcosa. Guardate cosa volevo restare maiale. No, ti prego dimmi di no. Ah ok, tu per Luigi inventi la Todd Bros. È vero. Sto usando il suo... Non costa niente. Ah no, prendilo dai, solo per costa prendere. 64, chissà come mai. Comunque, come ti avevo detto, qua carino. Luigi, questo è. Di qua è un'altra scritta. L'angolo dei graffiti. Ma dicevo, mi si masti. Ti stupisce che Nintendo faccia queste cose. Però cazzo salta quello. Sì. Dove? La mix che ti dice la direzione. Allora, a parte che c'è anche tutta la parte di là. Allora, quanto mi dice? Ah, vabbè, di là c'è anche il pezzo con la barca, però. Ah, ok. Lui non ci ha arrivato.
Ah, lì ci possiamo arrivare con Yoshi ora. Mi sono usato il tetto all'altro grazie all'eleganza. Vero invidia, ma pensate che potrebbe essere un ladro. Mi sono cascato scendendo giù dal camino. Ciao, ma il tesoro... Guarda come lo si prende, guarda. Scusa. Ah, con la barca, Mirko. La madonna. Hai fatto ora. Ah. Intanto andiamo di là, poi ci passa lì nel mezzo. E siamo a 2. Ok, con un altro si può già potenziare la nostra squinzi. Ah, to. Salve, io sono Rolando, menestrello allo sbando. Se fanno l'uovo li posso narrare, tutte le storie, le dolci e la mare. Se la grazia di ascoltare e cominciare a raccontare. E sebbene io sia poeta, chiederò qualche moneta. C'è qualcosa di speciale che desidera ascoltare. Anzi. Vabbè, andiamo. Dieci quinta. Vabbè. Molto molto tempo fa in questo luogo esisteva una corrente città. Un giorno una strega proveniente dal mondo delle tenebre la distrusse. La città sprofondò e una parte di essa fu trasformata nella reggia per la strega. Seminò il terrore per le genti e con l'intento di dominare il mondo la strega inviò i suoi uomini ovunque. Pare che la sua reggia sia decorata con tesori di tutto il mondo. Se dall'altro vuoi sapere, paga. Comunque la cosa dei bardi è stata Nintendo. La sua energia inventò le gemme stella, le stelle da firmamento trasferendo l'energia in delle pietre. Poi sparte le gemme in varie parti del mondo per il modo che il suo potere pervadesse il mondo intero. Uno dei castelli in cui la strega ha posto la gemma si trova nella piana dell'Iride, dell'eroica ribellione. Un giorno l'eroe si levò contro la strega, un Toad della forza sovrumana che viveva nella piana dell'Iride, proprio delle spaventose incursioni dei mostri inviate dalla strega. Il Toad fu celebrato per il suo eroismo e la sua prodezza. Il Goomba erudito. Un Goomba molto sapiente viveva nel bosco misterioso. Rispettato da tutti per la sua immensa erudizione, egli riuscì ad espingere i demoni che attaccarono il bosco misterioso. Come? Lo aveva valutato come neutralizzarli in battaglia. Pensare come avrebbe potuto eliminarli definitivamente dal mondo. Un Koopa che viaggiava ramingo si accorse che il mondo era dominato dalla strega e dalle tenebre, così di affrontare entrambe. Si ricorda un uomo pericolosissimo della strega, stanco e ferito, e lei non lo permette affatto. Nel mezzo della lotta il Koopa cadde in una trappola tesa dalla strega. Uno spirito chiamato Boo utilizzò i suoi poteri magici e aiutò il Koopa. Boh, addirittura Boo. Il raggio del Koopa mosse a compassione il piccolo Boo e si schierò col nemico dell'altro. Non l'avrei detto il Boo. I quattro eroi. Il Buu, dotato di poteri magici che aveva aiutato Koopa, con lui si consultò. Anche se siamo due da soli non vinceremo mai la strega, ma abbiamo altri due alleati, il Toad della piana dell'Iride e il Goomba del bosco misterioso. Però i forti dei magici poteri di Buu le hanno per salvare il mondo. Infine i prodigi usano la legge della strega, se e poi confronto con la strega. Mi piace che ti lascia... Potete la strega notevole, ma il Goomba capì che anche le gemme stelle lo erano, che potevano essere usate per sconfiggere la pecera.
Atero ha deciso di unire le forze, Buco di poteri magici e Todd con la sua forza sovrumana, con la strega e permise al coraggioso Cuba di sottrarre le fiamme stelle e possessarsi l'energia, infliggere irreparabili danni all'invincibile strega. Imprigionamento. La strega non cessò sconfiggere facilmente e la battaglia continuò. Appunto il Goomba erudito suggerì di usare la forza della fiamme stella. Una volta gli eroi unirono le forze per sfruttare il potere delle gemme, così imprigionarono l'anima della strega all'interno della sua stessa reggia. Poi fece in modo che, col potere delle sette gemme stelle, non si potesse più liberare dall'anima della strega. Ok, era la leggenda quella. Dopo mille anni vinta, la strega reggia fu considerata maledetta e nessuno vi si avvicinò. Ma col passare degli anni, la gente ne dimenticò i due lati, quattro lati, la città. Che la strega. Loro quella che terapia. La città di Fannullopoli. Oggi tutti credo che nei sotterranei ci siano tesori leggendari, ma in realtà non c'è sepolta che l'anima della strega. No? Non è che la strega è quella che può fare i disastri in quello per il Wii ed è per quello che noi... Perché ricordo male, non si dà inizio tipo a uno stregone che può distruggere tutto, se non ricordo male. Ecco, Già, ora ritorniamo di là. Non intendo lì, Dove? Di là. Lì è quello che dove c'è il coso, torna lì. Vedi che lì che porto ci puoi passare? Ho sbagliato! Possiamo potenziare già la topolina? Non so ragazzi, lo so, per questo gioco sono troppo pro io, mi dispiace. Ah cazzo! Ritorna su, guarda! Ritorno a casetta, vado a prendere... ci barre e io andare subito. Se ne va. Squid. Cosa fa? Nemico con degli strani movimenti. Mi lascia ma se sbaglio il 100%. Mi cerca il genitorio. Ah, eccolo! Io ho paura, venite a casa mia. Mi piace quando ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo! La ricerca di spettacolo di Lino Bartolino. Che ti tira, che ci tira il cazzino. Allora, l'altra cosa che bisognava fare era la tizia che voleva il ricettacolo. Ah, quello che ti ha già trovato.
Incaricato di una cosa importantissima, razza di Nino Toccopino e Chicago nel camino. Il segretario di Boschito qui posso anche sapere come stiamo. Il molto antico non è più in vendita nelle botteghe, è molto difficile procurarsi, però tempo fa mi è giunta la voce per possedere quel libro. Di coperto di polvere, ti corso il segretario. Prego. Eccolo, eccolo! Dammelo presto, ma te lo do tutto, anche se sei un po' anziana, vabbè. Ecco. Molli frigi, lallallero, lallallà. Sta cucinando il libro? Un fungo. Ecco un fungo miele. Ah, ora può fare cose che c'ha due ingredienti. Ah. Allora, io vorrei sottolinearvi. Che c'è? Una vecchiaia. Un claur. Grazie, tieni questo come ricompensa. Comunque vorrei sottolineare che quei pazzi di Nintendo, capito? Ok. Comunque ripeto, per farvi capire, quei pazzi di Nintendo la potenziate anche lei. Vi ricordo che volendo voi avete anche da fare questo. Se volete fare il completismo di questo. Capite perché diciamo sempre che i giochi di Nintendo lo possono giocare tutti, ma non lo possono completare tutti? Perché sono stati? Sono pensati per ogni tipologia di giocatore. Completisma, l'hardcore gamer, il casual. Mamma mia. Quindi secondo l'abbiamo fatto la versione della luce. Vedi come mai sei andato dritto sulla torre? Un tentoio? Ma per cosa? Per quello di Grimilde? No, più che altro mi sono detto... Detto, beh, se proprio lo dovessero mettere, intanto vado nel punto più lontano, quello dove c'era il boss. Poi al massimo ritorno indietro e rifaccio... Per esempio, se ti pensi bene, la cosa cos'è? La storia di diritto che ti porta alla fine con un paio di biforcazioni. Quanto male è? Arriva alla fine, guarda se magari hanno messo diritto, non hanno messo diritto nel dietro e faccio via le varie biforcazioni. Siamo qui. Intanto vai. Non è più da fare attenzione se mi prude il naso. Non sarà partito? Ma se lo verrà, secondo te? Ma le piazze mie, quelli sono aumentate. Un po'. Lavori, lavori, ma il protocollo è sempre vuoto. In modo per diventare ricchi, con uno schiocco di dita. Opla, niente da fare. Tra le dita, coglione. Infatti, guarda, c'è un modo, basta fare così. Ah, non hai le mani. Non ho le mani. La mia domanda però è, come le cazzo? Le fa esplodere? E sai, le butta dentro? No, noi dovevamo chiedere qui al porto, no? Quello di Marco, rappresentante di commercio, lo trovi raramente... Le spese nella bottega di Mastro Borlotto all'interno della locanda in piazza. Ah, e quindi è quello con il testo? No. Lui a quel? Ah, penso che sia quello col teschio.
tutte le bigiotterie, un gioiello che si tramanda nella mia casa. Non me ne sparo mai. I soldi nell'abbondanza, con l'abbondanza anche il cuore danza. Comunque una vita libera e lussuosa, ma non so perché mi manca sempre qualcosa. O per Bacco, che cosa sarà mai l'avventura? Agopuntura? Certo, nella vita c'è bisogno un po' di agopuntura. Per Bacco, volevo dire... volevi dire avventura, non agopuntura. Proprio così. Nella mia vita c'è bisogno di un po' di avventura. Alla ricerca di ciò, un giorno sentì i discorsi del capo di pirati Cortés. Oh, cercava il tesoro dei pirati. Ecco che qualcosa risuona romantico, emozionante e avventuroso. Ma voi lo sapete che esiste il tesoro dei pirati e che è nascosto sull'isola tropico? Dice che Cortés abbia celato un bel gruzzolo di cose preziose sull'isola. Fino ad ora, guarda caso, abbiamo preso a lei. Ci andiamo su un'isola che dovrebbe essere disseminata di tesori. Non è un caso? Che altro? Ed è subito Pirati dei Caraibi. Non so se questo è venuto prima. Innumerevoli temerari sono partiti per l'isola tramando il tesoro. Ma nessuno di loro è mai tornato indietro. Si racconta che lo spirito di Cortés difenda l'isola da chi vi si reca a caccia di tesori. Tuttavia, sono convinto che il tesoro esista veramente. Ti do la mia parola, quella del facoltoso Marco che navigò per i sette mari. Cosa? C'è un tesoro leggendario? Proprio qui sotto Fanullopoli? Ma che state dicendo? Una città così triste non può nascondere simili ricchezze. Non credete di peccare di ingenuità credendo a queste fantasticherie? Disse... vabbè. Il mondo va diversamente, giovanotti miei. Poi boh, dite di avere anche la mappa del tesoro? Lo state a subito. Il luogo indicato sulla mappa non è forse l'isola tropico? Ma voi non avrete mica intenzione di derubarmi del mio tesoro? No? Forse. Cosa? State cercando una pietra chiamata Gemma Stella? Ora che mi sonviene, tra i tesori di Cortés ho intravisto anche una gemma stella. Ah, quindi l'ha visto quello io. Ma ditemi, la gemma ha un alto valore commerciale? Meglio soprassedere per ora. Abbiamo appena detto che nella vita servono emozioni, avventure e... romanticismo, sì. O rutti. E questa sembra essere la mia occasione d'oro. Allora, volete accompagnarmi all'isola tropico? Ovviamente la gemma stella sarà vostra, ma il resto sarà tutto mio. Come, come? Non avete una nave per recarvi sull'isola? Ah, forse non l'avete ben inteso con chi avete a che fare. Ho una nave pronta all'uopo. Certamente non ne avete mai vista una tanto grande. Bene, siamo inizio i preparativi per la partenza. Io sarò il vostro intrepido leader e tu sarai il capitano. Orzu, raggiungetemi al porto. Orzu, la creata che vi spari qualche porco. Ah, l'ha sparato. Allora, visto che tanto ora si spaccano le cose nuove, per ora teniamo lei. Soprattutto... oh. Allora, l'ho fatto. Fino. Ma che ne so, che tante ospite, come ieri. Sono andato giù e scusato in faccia alla vecchietta. In faccia alla realtà. Di essere uno stronzo. Oh, sì, stronzo. Oh, oh. Io ancora domando, ci hanno dato questo potere? E a parte laggiù, in città non so cosa potrebbe servire. Ho ragionato, è il tempo adatto per una partenza. Un tempismo simile non potrà succedere nulla di male. Mm.
Lui si chiama Quattro Occhi, è uno dei marinai che partì per l'isola del Tropico. Ma come il pensiero che avevo già visto? Sarà solo la mia immaginazione? E vai con l'effetto Clark Kent. Ah, molto piacere! Oh, che piacere! Finalmente il giorno si sta per avverare. Aprirò la bottegola sull'isola Tropico! La bottegola. Anche se sarà piccola e modesta, andrà bene, però mi resta un cruccio. L'isola Tropico è sull'isola deserta. L'isola deserta, come potrò avere dei clienti? Grazie tuoi. Cioè, ricco anch'io, non vedo l'ora di sciarpare. Tutti a tribordo, tutti a bordo. Sto esercitando tutti la voce. A fanculo. Finalmente mio fratello è partito per l'isola Tropico e tarda a tornare. Ho paura di andarci, ma tirerò fuori tutto il coraggio che ho e mi imbarcherò. Devo trovarlo. Ho sempre pensato che prima o poi me ne sarei andata da questa città. Non mi importa se dovrò affrontare il fantasma del pirata, ma comunque cosa sarebbe meglio piuttosto che restare in questa città di fannulloni. Ehi là, è sorto un problemino. Ma prima di parlarne, guarda questa nave, è fantastica, non è vero? Si chiama Marconia. Tra le navi che posseggo è quella che mi piace di più. L'aspetto maestoso e solenne provoca una certa commozione. Non trovi? Sì, è una commozione cerebrale. Dai, e niente, stasera amico è on fire. Ha una linea talmente elegante da sembrare una nave da sfilata. E non è solo bella, le prestazioni sono incredibili. 5 stelle su Google Bus. Ok, eh sì, proprio così. La cosa? Ah sì, certo, ti dovevo parlare del problemino. Hai ragione, stavo per dimenticarmene. Dunque, si tratta del mio capo ottimoniere. È scappato. Ottimoniere è chi governa la nave, il membro più importante di tutta la ciurma. Le cose dell'isola Tropica sono molto rischiose, non possiamo fare a meno di lui. Dovremmo sostituirlo con qualcuno estremamente abile. Oh, che situazione cresciuosa. Marco, mio leader. Avrei un'idea. Va bene, Galerio, sentiamo. Ho sentito che Fannulopoli vive un mitico marinaio. Si chiama Cannonio. È un tipo anziano dal carattere Cannonio. Ah, è il tipo quello triste. Ah, ma Fannulopoli ha detto. Quello a Borgo stronzo. Dicono che sia un ottimo timoniere, che sappia manovrare qualsiasi nave. Insomma, un vero talento. Ma sembra che ultimamente non esca più molto in mare. Ho deciso, l'ingaggerò nella mia ciurma. Bene, questo carico lo affidiamo a Mario, in qualità di capitano. E tutti d'accordo? Vabbè, chi ti avrebbe mai detto il contrario? Benissimo, non indugiare Mario, a cercare Cannone e portalo qui da me. Ehi, Sardini, presa poco dov'è? A poco c'era un Rick che è... No, lei sta dimmi dove è questo Cannonio? Ok. Lei sa dimmi dove è Cannonio? Ah, ok. Ah sì, ho sentito dire che c'è un marinaio mitico che si chiama così. Ma ho sentito anche che è già morto. Bah, magari sono solo voci. Magari è un buco. Allora, vuoi proprio andare su quell'isola? Beh, non andare a Marco. Ma sì, proprio non vuoi dire. Esisterà anche le minacce dei fantasmi? Comincio sempre più a sostenere la teoria del buco. Cannonio? Ah sì, mi sembra che nell'area est viva un marinare che si chiama così. Cannonio? Aveva l'abitudine di andare alla bottega di Mastro Barlotto nella locanda che stava in piazza. A volte la sua amorevole mogliettina lo andava a prendere. Quindi andiamo a chiedere conferma dal tipo della taverna, che sicuramente ci ama la follia, visto che abbiamo fatto andare via il cliente più facoltoso. Come deve fare?
Sì. Ah no, no, sì, lo conosco. Vive nell'area est. La sua casa si trova subito dopo le mura. Ma credo se mi hai evitato. Ah, perché era quella chiusa, mi sa. Non era quella chiusa. Perché quella a destra era quella dei cosi, dei Ah, subito dopo le mura, quale delle mura però? Più forte non ce n'è. Sapete dimmi niente, Cartonio? Bravo. Forse quella lì? Sì, infatti... Aspetta. Faceva il ganso come prima, ve lo ricordo. Chi siete voi? Capitanato. Lui è Cannario, un marinaio bo-bomba. Bo-bomba. La gente del porto lo chiama la leggenda dei mari, perché è abile nel manovrare le navi. Gli avevano avvisato che ha un carattere vice, ma non pensavo arrivasse a tanto. Il marinaio... No, più del corno... Quando... Aspetta... Fare anche l'inverso, Mario. Lui... Oh... Io so. Bisogna entrare dentro il camino e andare su. Per cosa serve? Perché tipo alla locanda c'è il camino. Sì, penso ci puoi entrare, ma non... Vabbè, poi ti guardo. Dicevo... Era... Galaxy Express, che era esattamente così, con il cappello tagliato e i baffoni fatti in quel modo. Sì. Era un capitano dello spazio, che era sempre col solito disegno di Galaxy Express, questi qui. Pare che secondo me quello è stato preso molto più da quello di Galaxy Express, se puoi vedere cosa c'è, anche i baffoni. Infatti dico quello. Chi è mai? Chiedete a qualcun altro. Non fare, Pito, te lo so che sei Cannonio. E se, pure fosse, che volete da me? Volete che mi imbarchi come capo timoniere? Mi dispiace, viene da qualcun altro. Io non ho più intenzione di uscire in mare. Ah, io non fai così, ci serve il tuo aiuto. Solo tu sei in grado di condurre una nave fino all'isola tropico. Per tutte le ancore dei mari del sud. Se dico no, è no. Avanti, vedetevi intorno. Ah, volevi vedere il russo. Perché? Scusami, ti derubo un attimo casa. Ok. Che facciamo, Mario? Non mi sembra che abbia intenzione di accettare. E chissà perché non vuole più imbarcarsi. Forse è meglio se chiediamo a qualcuno qui intorno che lo conosce meglio. Non aveva detto che sua moglie lo andava a prendere? Che fino a... Ah, poi l'hai presa la cosa stella lì dietro? Sì. Sì. Dove? Ovviamente il professore dovrebbe sapere queste cose. Non ogni tanto ti risulti utile. Oh, oddio. No, lui non vuole imbarcarsi? Vabbè, il problema. Non lo conosco personalmente, quindi non so come aiutarvi purtroppo. Ma forse lo sa Mastro Barlotto. Barlotto. Chi meglio di un taverniere? Ho sbagliato.
ancora rimane il mistero di quella osa lì. Vedi, è quello che mi dice. Perché no, non c'è più. Allora. Ora, barilotto di sterco. E poi barlotto. Ma nonno non vuole imbarcarsi? E voi vorreste convincerlo a tornare di nuovo in mare? E l'idea sarebbe quella. L'idea è quella, poi. Capisco. Volete recarvi sull'isola tropico, eh? Da quelle parti il mare è così insidioso che solo un vecchio lupo di mare di cannone saprebbe domarlo. Ecco. La verità è che Cannonio ha un passato difficile. Mi interessa saperlo? No, non ti interessa. Non ci. Non ci interessa saperlo, siamo venuti solamente qui a romperti i coglioni di parlare di lui, ma certo non ci interessa, no? Andiamo via. Davvero? Allora ascoltate. Che bel disegno di un gatto. Ma no, aveva una moglie di nome Scarlett. Loro due si amavano moltissimo. Ma nonno era un marinaio e passava lunghi periodi in mare, lontano da casa. Ma non posò mai gli occhi su altre ragazze perché era innamorato di Scarlett. Perché lei invece la dava a tutti! Scarlett si lamentava un po' per la lontananza, ma lo aspettava fedelmente. Eh sì. Purtroppo, però, un freddo giorno di vento, Scarlett si ammalò gravemente. Cannonio era in nave, nel mezzo di un lungo viaggio, quando rientrò a casa, ormai Scarlett non c'era più. Cannonio maledisse il mare e le navi. Scarlett ha sofferto per colpa mia! Il mare mi ha finito di assisterla! Gridava. A quel momento decise che non si sarebbe mai più imbarcato. Povero Cannonio, ecco perché. Credete di riuscire a farlo tornare in mare dopo aver ascoltato la sua storia? Sì. Capisco. Siete così sicuri? Allora vi affido questo. Epistola. Lettera per Cannonio scritta da Scarlett prima della sua dipartita, ma guarda un po'. Questa è una lettera che Scarlett scrisse a Cannonio in punto di morte. Se Cannonio si sentisse colpevole della mia morte, gli la lettera. Disse. Ma vedendo che Cannonio sta cercando di dimenticare il dolore per la perdita di sua moglie, non ho mai avuto il coraggio di consegnargli la lettera. Vi prego, sembra un Uliva lui. Penso sia più tipo. Sì, no. Date questa lettera a Cannonio per mio conto. Sono troppo codardo. Non preoccuparti, Mastro, gliela consegneremo noi. Andiamo, Mario. Let's go! Dentro in realtà ci sono foto compromettenti di. No, in realtà l'apre c'è l'antraccio e siamo tutti morti. No, no, ci sono proprio foto compromettenti di lei che si sbatteva tutta quando un loco. Te ne vai, io mi faccio scopare da tutti. Perché il suo orgasmo era esplosivo. Cosa? Ancora voi? Non cambierò idea. Perché non ve ne andate? Per mille baleniere. Cosa? Una lettera? Per me? Un po' sì. Scarlett? Scarlett? Non leggerai questa lettera? Purtroppo. Io non sarò accanto a te. Perché sono morta! Ok, Simone. Scusami se Mirko non ti legge, sai. No, no, l'ho letto, soltanto che se gli rispondo. Vabbè, tranquillo. Fammi sapere quando ricominci. Ma ho deciso di scriverti perché c'è una cosa che voglio comunicare. Sono morta! Forse ti sentirai colpevole perché sono venuto a meno mentre tu eri in mare. Eppure, nonostante la mia vita sia stata tanto breve, grazie a te è stata felice. Ma sono morto. Allora!
io ti ho sempre ammirato per come gestivi le cose quando eri in alto mare. Continua a vivere in mare insieme. E come non puoi farlo? Perché sono morta. Continua a vivere in mare insieme a me. Oh, giovinotti, per favore, potreste lasciarmi da solo? Ah. Oh, anch'io ero felice con te. Io ti amo. Regalate un timoniere, vero? Destinazione isola tropico? Beh, se anche questo vecchio squalo può fare a caso vostro, sono pronto a salpare. Che la corrente stia con noi. Evviva Cannonio! La nave già a porto? Mi precedo, così posso vederla. Mare, affami. Let's go! 1, 2, 3 cannone, 1, 2, 3 cannone. Dai, sono un po' tricologico. 1. Fufi, ciao. Ciao Mario, che Fufulvia, qual è Fufulvia? Ah, la sorella di Fufaldo. Ah, sì, che è Fufine. Io sto benissimo. Le cose sono cambiate molto, a parte la matriarca che è arrabbiata sempre e solo con Fufo. Tu sei impegnato? Io vorrei giocare con te. Perché non vieni a trovarmi qualche volta? Lo so che sei nel bel mezzo di un'avventura, ma se hai voglia di divertirti, sei dove trovarmi. Ti aspetto, Fufulvia. Perché a nuovo? Fermi tutti. Non è un caso che ci fanno vedere un coso con un uovo, vero? Abbiamo messo incinta? L'ultima volta? Proprio di questo, quello che come si mette incinta a pupino. Sì, cioè, poi anche averli toccato è come quello dell'alieno. Quando li mette il dito in bocca, fa guarda che per loro quello è come il loro organo sessuale, il dito. E lo vedi, guardi. Non te lo vediamo, sai la musica? Tu, tu. Mi facciamo, sì? Adu, che ne pensate della modalità di visualizzazione delle live nella home? Mai usata la home di Twitch? Aspetta, ora mi ci è messo il dubbio. Tanto dovrebbe comparire qui, vero? No. Se premo questo, non viene sopra. Ah, da cellulare. Ah, ok, allora aspetta. Ah, è vero, perché dovrebbe aver rinnovato Twitch. Non si muove da prima. Canali consigliati per te. Che praticamente la se... imminenti. Un po' uguale a prima. Allora, dov'è? Ma forse non si è ancora aggiornato, No, l'ho già aggiornato io. L'applicazione di Twitch? Sì. Uffa, mio fratello è sempre arrabbiato e io mi fupi annoio. A te va di giocare? Ok. Evviva, allora sai a cosa giochiamo? A segretino. Tu mi fai una domanda e se io so rispondere vuol dire che non hai segreti. Guarda, nel modo semplice forse così si può rispondere. Chi è? Il Koopa? Che più odia? Mario. Che dici? Non capisco la domanda. Uffa, io mi annoio, basta, non gioco più a segretino con te. Ok.
qual è la persona che più ama UFO ma sei il... ok, andiamo via, stavo per dire una cosa cattivissima. Guarda, almeno mi diverto quella da una live all'altra a schermo, cioè sono già aperte. No, a me no, e sì che l'ho aggiornato l'ultima volta. Ah, a parte che Twitch lo fa, che solitamente non lo fa, lo fa già per fa scaglioni. Comunque sì, sapevo che c'era tutto un nuovo aggiornamento per cellulare, per l'app, e di solito quando Twitch aggiorna l'app fai troiai. L'app di Twitch è penso tra le cose più disgustose e orribili che esistano. Cosa vuoi dire? Aggiornamenti? Devi andare sul coso, sullo store. Metti le mie app e guarda se ci sono aggiornamenti. Lì, torna indietro. Torna indietro. Quello. Questo. Poi, clicco sopra su di te. Ci dovrebbe essere le app. Gestisci app e dispositivi, il primo. Visualizza gli aggiornamenti. I dettagli. Attanto aggiorna tutto. No. Ok. Certo che mi avresti portato Cannonio. Eccellente Mario, nominarti capitano è stata la scelta giusta. Almeno... sì, infatti almeno a me non, almeno a me non piace, per trovare la vostra ho dovuto scorrere tanto perché fa vedere anche roba che non segui. Ah, vogliono provare a fare alla TikTok. Alla TikTok. Che almeno scorri dai le live, dai visualizzazioni alla gente. Vogliono provare a fare TikTok con le live. È solo un problema. C'è però una schermata in cui vi fa mostrare come su TikTok quelli che seguite, perché a questo punto diventa un cacaio sull'app. Che fa? Abbiamo appena finito di caricare la nave, siamo pronti per salpare. Avete preso tutto anche voi? Possiamo levare le ancore? Vada. Chiamo Abraham. Bene, leviamo le ancore. Destinazione? Isola Tropico. Opla! Whee! Se non troviamo qui la trasformazione in nave, non la troviamo mai più. Qui incrociato uno! Missione completa, l'incrociato nero è sparito sulla nave. Ripeto, l'incrociato nero è sparito sulla nave. Direzionamente bianco, non vorrei che... No, l'ha detto per davvero prima che lo facesse. Ok. Ed ecco, partiti per il capitolo numero 5. Aspetta, di bere in live. Ti danno dell'alcolizzato. Giorno XO del mese stella. La Marconi, superati tanti ostacoli, finalmente salpa. Un viaggio pericoloso, ma che, se anche fosse, siamo uomini di mare. Non possiamo mostrarci pusillanimi. Addirittura. Giorno XX del mese di stella. Anche oggi abbiamo il vento in poppa, con le bianche e il mare abbagliante. Il viaggio prosegue sotto i migliori della specie. Ma sai, sì, chi è che non se la vuole? Sì. La moglie del timoniere, perché è morta? Sui giri adesso vi mando quello che vedo aprendo Twitch. Instagram. E quando ho dovuto scorrere. Ok. Giorno X tralala del mese di stella.
Procediamo con una facilità che mi fa quasi paura. In questo passo domattina saremo in vista dell'isola. Nel teschio dell'occhio vuoto di un rubino, un lucore remoto, bom, bom, si aperta. Fratelli baffuti, sorti legate, baffo rosso tre, sederate, baffo blu. Quindi rosso, tre sederate. Blu, quattro okay. Martellate, un fuoco artificiale e bom, bom. Un festa speciale. A gonfie vele, ciurma! Ve l'avevo detto, no? Non c'è niente da temere. Siamo in vista dell'isola. La vedo. Vedo persino il tesoro. È una montagna. Ah, sono di ottimo umore. Vi narrerò una delle mie avventurose imprese. Vi dirò di quella volta che sconfissi un enorme serpente. La volta non avevo... Sì, oh, praticamente no. L'ha fatta a TikTok. Sì. Ha fatto come TikTok per vedere se riesce a far trovare, come si chiama, più visibilità alla gente. Però voglio vedere come le metti, però, con quale ordine. Però la vera domanda... Aspetta, forse perché le devi guardare in cima, ci devi mettere... le opzioni per cercare sul cuore. Hai provato a mettere sul cuore? Se ci puoi mettere le indicazioni, farmi vedere solo quelle che seguo. Di un certo livello. Perché mi hai mandato ora? Ci ripenso l'immagine di una tipa che fa mostrare che ha. Me la lasciamo perdere. Oh no, ho ricominciato con questa impresa eroica. L'abbiamo sentita anche ieri. E non possiamo nemmeno scappare. Cioè, sono stata a sentire fino alla fine. Ah, ne parlammo tempo fa di... Ah, sì, giusto. Ma grande, grazie. Sembra una nave che mando. Impavido leader, le mie umilissime scuse. La nave sembra che ci sia fermata. Che? Fermata? Il vostro lavoro qual è? Farla andare, buoni a nulla. Rimettetela in marcia, svelti. Buoni a nulla. Allora, la nave non ha guasti. E io sono un marinaio esperto, me ne accorgerei subito. Vado subito a controllare cosa è successo. Vabbè. Sì, sì, sto controllando, ho ancora un po' di pazienza. Vabbè. Ehi, aspettate, aspettate, no. Stavo lavorando io, smettila di spingere. What the fuck? Ci starebbe con il Bobob. Sì, tra... loro! Basta con questa confusione. Loro chi? Un marinaio non deve mai perdere la calma. No. No. Sono loro! I fantasmi dei pirati! Allora esistono davvero! Oh mamma mia, che facciamo? Aiuto! Non perdete la calma, è tutto un trucco! Presto, fate ripartire al... mille! Siete davvero il fantasma dei pirati? Aiuto! Ragazzi, ci stiamo cagando! Ascoltate, state calmi! Ma calma, calma, vi dico! Vi dico di calmarvi! Oh. Niente. Cannonio! Oh. Ascoltatemi, giurma! State calmi! Non vi agitate!
evacuare la nave! Evacuare la nave, ci salvi che può! Fanculo! E addio al mare. E addio alla nave. L'abbiamo appena presa. E forse non era la era nave. Ancora il leasing. Ma tanto non è nostra. Giorno X stella del mese, stella. A risveglio, ci siamo trovati. Ora inizia coso, come si chiamava quello che inizia? Ryzen. Ryzen, sì. La fortuna nella disgrazia. È proprio l'isola tropico, quella che cercavamo. Tutti, tranne però la moglie di Cannonio. Quella è morta! Però abbiamo tre dispersi, incluso Cannonio. Forse vittime dei fantasmi. Che ne sarà di noi? Cominciamo a perdere la speranza. Fan fan fa. Giorno X cuoricino del mese di stella. Finalmente il nostro cuore si riapre alla speranza. Proviamo molte cose trascinate qui dalle onde. Pane, formaggio, ape. E il mare ha provveduto a salare. E più di quanto potessimo sperare. Se il mare continua a essere così prodigo, abbiamo buone possibilità di sopravvivenza. Giorno 00 del mese stella. Costruiremo una capanna con i rottami della nave. Così ci ripareremo dal vento e dalla pioggia. Non sappiamo ancora nulla dei tre dispersi. Non facciamo che pregare che siano vivi. Quinto! Giorno OX del mese stella. Occhio mio. A tre giorni da naufragio abbiamo ultimato la capanna. Oh, madonna! Ci predisponiamo a vivere qui, certi di poter fare il ritorno a Fannullopoli un giorno. Cioè, ora, per noi tre giorni abbiamo fatto la capanna. Sì, e qui per fare una strada ci vuole tre mesi. L'isola tropico, quanto Minecraft tutto questo? No, davvero, quanto Minecraft? Un po'. Capitan Baffo. Non è il Grand Hotel, ma perlomeno ha un tetto. Venga a vedere la capanna. Ah, non c'è più l'asce. Ma non mi sarebbe più che in realtà eravamo noi quelli spezzi. Ma soprattutto ricorda che sei un culo. Il culo ti guarderà sempre nel culo. Sì, lo so, stai per dirlo, ma non lo devi dire. Sei un coglione. Non lo, non lo dovevi dire. Infatti non lo dire. Astro cazzo di nulla. Mio fratello fa. Va mignotte. No, detto si vuole, è stato solo l'invenzione della stampa. Che va mignotte? Misunderstanding. Meno. Questo è Quaka. È un animale particolare ed è raro incontrarlo. Se lo colpisci lascia cadere un bernoccolo molto buono. Per far passare la fame è di sicuro un'occasione per bernoccolo. Ma non vorrei mica colpirlo, vero Mario? Io mi chiamo Quaka. Sai cosa penso delle isole del sud? Il clima è bello. Tada, peso in pieno. Porca troia! Oh. Quanto cura! E mi hanno tirato una cura così, però... È sgravatissima! Sempre da guardarlo. Ostia. Vabbè. Non mi capite, non solo ha fatto la capanna, ma ha fatto pure il negozio. Capitan Baffo, Marco e Galerio stanno litigando. Oh no. Tu, che fai sempre lo sbuffone. Come mai con i fantasmi sei così pavido? E dici, fanfarone, sei tu che hai paura. Fanfarone chi? Pendaglio da porca. Pamparone a te, pamparone, 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 pamparone!
Brutta avanzo di galera, fatti sotto. Ma senti, lo ti farò abbassare la crescita, pallone compiato. E se no. I fantasmi! Capitan Baffo? Qui pulla di fantasmi. Mario, mi fanno paura, mandali via! Io? Ma cosa mi dice che sono immuni al fuoco? Impossibile fuggire. La taglia adesso, secondo me ci scottiamo. Poi l'ho martellato, si può provare. No, un po'. Oh cazzo, no. Bisogna neanche dargli al gelo. 8 punti vita, 3 d'attacco, 0 di difesa. È una fiamma. È un fiammo, scusami. Oh, vabbè. È uno strano fantasma a forma di fiammo più. Questo poi ci dice le caratteristiche. Dato che si tratta di una fiamma, fa attenzione a non toccarlo. E c'è un fatto che dovresti sapere, se l'attacca con il fuoco accadrà qualcosa di terribile. Ma no. Beh, tra l'altro sembra che tema molto il ghiaccio e le esplosioni. Non mi sembra. Non è. Con combattimento potresti bruciarti? Usa la difesa. Non ho capito. Già. Può provare l'attacco nuovo. Nostro? Lo stella. Non so, però l'ho visto. Allora, muovi la stella, accerchi i nemici, colpiscili quando puoi. In che senso? Gravata questa. Vabbè. No? Ah, si danno i punti. Non è una sgravata quella cosa lì? No. Ti piace? Sì, anche perché devi disegnare un tondo con un pad. Non è proprio la cosa più facile dell'universo. Accidenti se picchia questo Capitan Baffo. Non dormiamo sugli allori. Sicuramente l'isola brulica di quegli esseri. Qualcuno deve fare un giro di ricognizione. Io farò Mario, l'autorità del vostro leader, ho l'onore di rimanere qui. Ah, ecco Mario, potresti farlo tu? Te la senti? Sai come va? Mai detto. Come va? Cominci a accusare? Ah no, te lo sto chiedendo però, perché ti vedo più stanco. Vabbè, partaggi perché sei. Siccome. Ah, voi dovete capire che che Mirko è come me. Se cambia qualcosa in quello che facciamo normalmente il giorno, ti scombussola tutti. No, davvero, come stai invece per sapere? Tranquillo, Andrea. Tranquillo, lo dici sempre. Poi, puff, prostituzione. Tutta quella cosa io faccio il tipo per te. Mi sarà di... non so voi. Ma qui ho aumentato il caldo in una maniera incredibile. Sì, stasera sì. A parte oggi perché siamo usciti. A proposito, non siamo messi, no, ci siamo quasi pieni. Io Andrea te la butto lì. Continua a fare caldo così, che ho coso da questa settimana, basta, vuol dire, con la bevanda calda alle... sì. Salve, benvenuto alla bottega Tropico Paradise. È vero, possiamo consegnare qualche articolo, ad esempio, che abbiamo di troppo? Tipo questa? Credo. Questo potrebbe fare comodo insieme a questo. Ah. Questo 50 mi sembra un po' eccessivo utilizzo. No, aspetta, potrebbe fare utile. No, a parte abbiamo anche questo. Allora leviamo qui. Questi ne abbiamo due. Ufficio un po'. E allora, per un paio PG al nemico, metà dei danni subiti dai suoi attacchi diretti. Ah, diventa tipo cosa. Ok. Direi che questo va bene, questo ci ricura. Questo è un salvaculo. Ma guarda, almeno si può fare, secondo me. Questo
e questo. Che sono tutte cose che possono essere attacchi a dare. No, 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 no. Ah, giusto. E lei dovrebbe muovere il naso se siamo vicino a qualcosa. Perché non l'ho capito sto. Allora, se premi così ti dice se c'è qualcosa di avvicinante e ti dice nella direzione. Se ci sei vicino, lei incomincia, li vedi che comincia a fa così da solo e clicchi cosa, allora ti dice. Oh. Questo è il letto. Devo vedere se c'era delle piastrelle. Andiamo qui dentro. Ah, ma questo è sempre le cose. C'è anche lì. Dove siamo messi noi? C'è anche lì. Ma così maledata. Quanto figlio della merda sei? Cioè, siamo qui, mi fai anche pagare. Allora, prima di chiudere, perché di là non ci andiamo, si fa direttamente domani. Io amico, ti serve una mano, allora. Segreti della lotta. Sicuramente ti darà la cosa di squid. Ah, funghi avvelenati. I funghi avvelenati sono oggetti pericolosi. Ti avvelenano e ti tolgono metà dei punti vita quando li mangi. Ma sapevi che ogni tanto possono addirittura ripristinare i tuoi punti vita? Strano, vero? E non ti senti l'attente di rischiare grosso, puoi anche chiedere alla chef champignon di cucinarteli. Spitty, ah, ma almeno te lo ridice. Ah, Spitty può usare il topo di velluto per rubare oggetti o tesseri portati dai nemici. Se non portano nulla, ruberà loro la moneta. La sua tecnica ceffone invece è in grado di ignorare la difesa del nemico. Buono. Cazzo, questo è interessantissimo. Allora, io direi proprio, guarda. Oggi anche 3 minuti prima, anche perché iniziare di là. Facciamo letteralmente un bel salvataggio che non lo facciamo da un po'. E però effettivamente. Allora. Facciamo una cosa. È stato iniziare di là ti fa domani tranquillamente con calma. Ora mi hai messo la curiosità perché. Allora, Asu, devo essere sincero, siccome. Dove passo il cellulare? Siccome noi. Sarà perché ci stiamo dentro. Ora. Allora, ragazzi. Vogliamo cambiare una forma mentis. Mirko mi manderà a fanculo. Per quello che sto per dire, ma penso che piano piano lo sta pensando anche lui. Allora, diteci, qui ve lo chiediamo, non so se ci sei sempre, Auto o Simone, se ci siete sempre. Dateci la nostra, tanto da 2 minuti si chiude. Io e Mirko abbiamo deciso di, ok, attrezzature e cosa lo facciamo perché ci piace a noi dare più qualità possibile. Ma smettiamo di prendere il canale come se fosse un lavoro. D'ora in poi tornerà a essere... Abbiamo idee, le facciamo, ma semplicemente portiamo letteralmente quello che ci piace solo perché vogliamo divertirci. E poi qualcuno si tanto dire con noi bene, se no le live saranno principalmente perché ci interessa a noi giocare in live e condividerlo con qualcuno che passa e ci vuole tenere compagnia. Perché tanto abbiamo capito che... Siamo sinceri. Non siamo per... In questo momento... È inutile pensarlo come un lavoro, perché se lo pensiamo come lavoro diventerà solo un peso e sarà autodistruttivo psicologicamente per noi. Quindi d'ora in poi faremo quello che vogliamo fare, come podcast quando voglio li faccio, i giochi che portiamo quello che cazzo ci pare a noi, anzi non ci sarà neanche più una scaletta. Noi un giorno, una sera, ci piglia lo schiribizzo e... Non so, quella sera non abbiamo voglia di portare Mario, giusto? Certo. Ma è uscito un evento tipo di Path of Exile, Diablo 4, Last Epoch. Quel giorno mi gira i coglioni e quello. Se lo volete sapere, tanto c'è, tanto ci seguite su, se guardate su Telegram, tanto ci mettiamo sempre cosa portiamo, se cambiamo qualcosa lo vedete lì, ce l'avete in modo di saperlo. E quindi d'ora in poi noi vorremmo ritornare alla concezione quando abbiamo aperto il canale, semplicemente per portare quello che ci piace e divertirci direttamente live, fare quello che abbiamo sempre recriminato agli altri, perché tanto, ripeto, se continuiamo a guardarlo sotto il punto di vista lavorativo, penso che ormai diventerebbe solo una cosa autodistruttiva. Voi
Almeno poi chiudiamo. Voi di questa cosa. Voi di questa cosa che ne pensate? A parte Aso che ha detto ci sta come scelta. Guarda. La pensate pensate che sia una cosa ponderata? Perché tanto parliamoci chiaro. Se continuiamo così non diventerà mai un lavoro. Ci avete, ci avete detto e dimostrato più volte che se il nostro punto in questo momento è trasformare un lavoro, non lo sarà mai. Diteci la vostra. Io la condivido come scelta. Siamo contenti. Una cosa che vi, richiediamo per l'ennesima volta, la ridico qui e poi la dirò più avanti. Cosa ho fatto? Come ho fatto? La dirò spesso e volentieri, ragazzi. Soprattutto anche chi lo guarda su YouTube, se sei arrivato qui, un like su YouTube, passateci Asu o Simone, passateci ogni tanto su YouTube a mettere anche un like, senza guardarlo, anche se volete mettere un like o scrivere qualche cazzata sul canale. Fatelo, ogni tanto, tanto non vi costa niente, anche 5 secondi, basta 5 secondi, andate sul canale Fratelli di Gamepad, mettete un like, tanto per aiutarci, tanto per far girare un po' l'algoritmo. O su TikTok, se avete TikTok. Per il resto, ragazzi, come sempre, grazie a tutti per averci tenuto compagnia. E noi ci vediamo domani, sempre qui con Super Mario Paper. Perché mai sono curioso di sapere cosa c'è su quest'isola. Per il resto, ragazzi, alla prossima.